È bellissimo, è un ennesimo risultato che hanno raggiunto quelli della Cometa, che stanno facendo un lavoro che io ritengo eccezionale, perché al di là di tutto noi vediamo questi ragazzi che sono realizzati, che sono felici, che si impegnano, che danno un senso alla loro vita e che oltretutto fanno dell'ottimo pane e degli ottimi prodotti, per cui credo che si possa veramente mettere insieme l'aspetto dell'aiuto, del venire incontro alle esigenze, ma anche l'aspetto della qualità del prodotto che riescono a fare. Spero che diventi veramente un centro d'incontro per tutti i comaschi, non solo di questa zona, ma che vengano anche dalle altre parti di Como a comprare il pane, perché è il migliore. Cari amici di Lombardia Notizie Online, il mese scorso vi avevamo portato alla scoperta del pane di Sandro, all'inaugurazione di questo negozio dove lavorano persone e ragazzi con disabilità. Oggi torniamo a Como per capire da dove nasce questo posto, da che esperienza. Abbiamo incontrato uno dei fondatori, Innocente Figini, e Antonio Monaco, il responsabile del laboratorio di panetteria e di pasticceria. Dopo un mese dall'apertura del pane di Sandro, la città come ha accolto questa nuova attività che vuole essere poi un punto di incontro? Così ci dicevate quando l'abbiamo inaugurato. Perfetto. La città ha dato una risposta incredibile. Tanti mi dicono che il pane è buono, che funziona bene, e questo accresce in noi la speranza che questa volta su questo punto si possa andare avanti concretamente, insomma, che possa avere un futuro questo luogo. Sono arrivato all'età di 8 anni, in Cometa sono stato accolto dalla famiglia di papà Erasmo e mamma Serena, perché i miei genitori naturali avevano delle difficoltà molto gravi. Per me la passione della pasticceria è scoppiata all'improvviso. Stavo percorrendo tutt'altra strada perché avevo intrapreso gli studi universitari, ma a un certo punto non volevo più rimanere in Cometa e sono letteralmente scappato per tornare alla famiglia di origine. A un certo punto mi sono ritrovato di nuovo in difficoltà e grazie all'aiuto del papà Erasmo che sono riuscito a scoprire questa passione. Com'è nata questa bellissima storia di Cometa? È nata con un incontro con un padre che si chiamava Giussani. E direi che non c'è modo migliore per definire cos'è stato padre per noi usare una delle definizioni di Giussani. Il padre è l'aiuto supremo, la chiarezza del senso della vita e compagnia adesso. Ma dentro questa città, nella città, è nata per noi la possibilità di rispondere alle provocazioni della realtà. E per arrivare alle ultime, tra i tanti figli della croce, come li chiamava lui, accolti nelle nostre famiglie, tanti disabili. E l'incontro col dramma del lavoro dei disabili, l'impossibilità a trovarlo, e i tentativi ironici di risposta, l'anagramma, la contrada degli artigiani e per ultimo il pane di Sandro. Siate sempre più sognatori della fedeltà all'origine. È dentro qui la storia di Cometa. Fra i primi ospiti del pane di Sandro anche l'assessore alle politiche sociali Alessandra Locatelli. Sono stati bravissimi i ragazzi, lo potete vedere già da quello che hanno portato oggi e preparato. Devo dire che questo è un progetto bellissimo che ci rende orgogliosi e sono sicura che diventerà un modello per tante altre esperienze su tutta la nostra regione. Chiudiamo questo nostro approfondimento da una delle aule della scuola Oliver Twist, che è parte del progetto educativo di Cometa. Anche per oggi è tutto, continuate a seguirci sul nostro sito www.lombardianotizie.online e sui nostri canali social. Arrivederci alla prossima!